Benvenuti al sesto capitolo di Fire Emblem The Sacred Stones. O almeno questo è quello che dovrei dire se questo fosse il sesto capitolo. Ma non è il sesto capitolo, questo è il capitolo 5X. Capitolo 5X, un cuore indomito. Siamo a Renval, che è un castello di Graze, a quanto pare, perché i soldati all'interno sono rossi. Che piacevole sorpresa, è il maestro Walter. Ah, com'è la situazione, Tirado? Hai già catturato Ephraim, vero? No, il principe Ephraim combatte ancora nelle terre a nord di Renval. E come mai? Che fanno tutti quei mercenari che hai assoldato? Saranno in discoteca col padre del protagonista di Talos of Panalia? Forse. Si sono rivelati degli incapaci. Ephraim è furbo, il suo gruppo colpisce e poi sparisce nei boschi. Siamo più del doppio dei suoi, molti più del doppio dei suoi, ma lui sta sfruttando il territorio contro di noi. Non ha un esercito, solo un gruppo di cavalieri fedeli a Renais. La reputazione del principe Ephraim come eccellente stratega è meritata. Interessante, questo ragazzo inizia a incuriosirmi. Tirado, portamelo più in fretta che puoi, va bene? Sarà fatto, fornitemi un esercito e lo metterò in ginocchio. Che hai in mente? Maestro, io sono un vostro fedele aiutante e voi siete il mio generale. Per voi, mio signore, ho preparato molti piani che devono solo essere messi in atto. Davvero? Sentiamoli. Va bene. Per prima cosa, voi ed io lasceremo questo forte e ci dirigeremo a nord. Poi scoveremo il principe Ephraim nella sua tana. Ma non sarà facile trovarlo, o sbaglio? Non preoccupatevi. Al fianco del principe Ephraim c'è un amico, diciamo. Al momento giusto, il nostro amico agirà per noi. Oh, ed ecco Ephraim. È la prima volta che lo vediamo, a parte quella volta che l'abbiamo visto nel flashback di sua sorella. Ford, come siamo messi a provviste ed equipaggiamento? Non bene. Le nostre armi sono in cattive condizioni e le provviste stanno finendo. Probabilmente potremmo rifornirci presso un villaggio vicino, ma... No, non possiamo. Siamo in territorio nemico, non coinvolgerò degli innocenti, se posso. Già, sapevo che l'avresti detto. Voglio dire, è per cose del genere che siamo rimasti con te fino ad ora. Ma alla fine dobbiamo guardare in faccia la realtà. Cosa faremo adesso? Si dice che l'invasione di Renais stia procedendo rapidamente. A dire il vero è già finita. Siete un po' indietro con le notizie. Ho sentito che la capitale è caduta. Di già? Ma mio padre è nella capitale e non si arrenderà tanto presto. È morto. Ok, sono un po' disinformati, però è normalissimo. Ford, Kyle, la nostra missione è qui è di farci notare, per distrarli. In questo modo speriamo che mio padre ed Erika abbiano il tempo di fuggire. Kyle, hai sentito niente da Orson? L'ho mandato avanti in ricognizione. Ancora niente, ma dovrebbe essere sulla via del ritorno. Oh, eccolo. A rapporto, principe Ephraim. Posso confermare la presenza di truppe di Graze in più punti vicino al nostro campo. Inoltre, un battaglione è partito da Renval. Non dovremmo attardarci qui più del necessario. Capisco. Sembra che stavolta siamo riusciti ad attirare l'attenzione di Graze. Iniziamo la ritirata verso la capitale, principe Ephraim? No, continuiamo l'avanzata. Il nostro obiettivo è Renval. Cosa? Questa è Renval, dunque? Va bene, andiamo. Sei sicuro di stare bene, principe Ephraim? C'è un intero esercito che ci cerca e noi attacchiamo la loro capitale? Ford, attento a come parli, ti stai rivolgendo al nostro principe. Kyle, non preoccuparti, va tutto bene. Non abbiamo notizie da casa. Per cui che male può fare alla causa un assalto un po' avventato?
Principe Ephraim. Ah, non preoccuparti, non ho perso del tutto l'istinto di sopravvivenza. Renvar rappresenta una grande parte, la gran parte delle difese della nazione di Grace. Se riusciamo a prevalere e a prenderne il controllo, allora Grace dovrà impiegare molti dei suoi soldati nel tentativo di riprenderla. Spero che questo attacco si riveli utile a mio padre e a Erika. Capisco ciò che dici, ma possiamo farcela con le nostre forze? Tutti i soldati nei dintorni ci stanno cercando. Siamo molti di meno rispetto a loro. Attaccare il castello è un'idea folle. Se anche il nemico la pensa così, allora potremmo avere una possibilità. Non hai tutti i torti, di certo Renval non si aspetta un attacco in queste condizioni. Sia come sia, non possiamo nasconderci per sempre. In più, le provviste stanno finendo. Cosa abbiamo da perdere? Ci vogliamo preparare? Sì, se non ci muoviamo in fretta potremmo non avere un'altra occasione. Credetemi, non combatto battaglie che non posso vincere. Sì, signore. Ah, siamo attaccati dai soldati di Ephraim. Alle armi! Il principe Ephraim ci ha giocato e ha portato la battaglia da noi. Se lo catturiamo qui potremmo riempirci le tasche d'oro. Mi capite? Saremo ricchi! Orson. Sì? Le tue ferite non si sono ancora rimarginate dall'ultima battaglia, vero? Non affaticarti. Se veniamo sconfitti, tu devi ritornare a Freljah, capito? Ho capito. Andiamo, Kyle, Ford! A dire il vero, io sono di un'opinione diversa su Orson. Non lo lascerò in disparte a combattere, ma anzi, sarà farà parte della mia strategia per questo capitolo. Questo è Ephraim, il fratello di Erika e anche un altro protagonista. E come arma ha la Raging Leaf, che è un'arma pazzesca e potentissima. In più è efficace contro la cavalleria. Questi sono Ford e Kyle, sono due cavalieri. E questo è Orson, è un paladino, un po' come Seth. Sì. Non so chi è più forte, sinceramente, tra Seth e Orson. Però Orson in questa missione sarà utilissimo. Fatemi vedere un attimo come distribuire le armi. Sì, ho detto proprio distribuire le armi. Perché Orson sarà utilissimo, ma non nel senso che combatterà con noi. Farà da esca. Kyle, prenditi la spada d'argento. Non la può usare, ma va bene. Ora vediamo un po'. Orson, mettiti qui. Iniziamo la battaglia. Là sopra ci sono dei tizi che stanno venendo verso di noi. Vabbè, quei tizi con l'ascia ci metteranno una vita ad arrivare. Ecco, Orson farà da esca, perché subisce davvero pochissimi danni. Il più delle volte non ne subisce addirittura. E quindi è molto utile appunto come esca. Ephraim è livello 4, Kyle 5, Ford 6. Quindi io direi che faccio uccidere a Ephraim. Una cosa, vi mostro quanto faccio con la lancia d'acciaio. 17x2, anzi è tanto. Ma con la Raging Leaf, sempre 17x2, ok. Ma ho il 100% di possibilità di colpire e il 13% di fare critico. È un'arma che, diciamo, voglio conservarmi. Vediamo un po' come posso fare. Questi dove arrivano? Ok, non sono un pericolo. Aspetta, Ford può indebolire questo tizio qui dietro, magari mettendoti qua. No, troppo. Ancora troppo e ancora troppo, ok. Massacra qualsiasi cosa. Non so bene come comportarmi per... Vabbè, lasciamo perdere. Ford ne vuol dire che Ford ne ucciderà uno. Ok, però... Non per dire, però i cavalieri di questo posto, i soldati di questo posto sono parecchio deboli. 33 di esperienza, anzi.
Ne ha preso un bel po'. Adesso, aspetta, il raggio d'azione di questo qual è? Ah, ho già messo Kyle per sbaglio nel suo raggio d'azione, perfetto. Vabbè, farà comunque da esca. Lancia d'acciaio e vai. Spero di schivare. Ok, perfetto, bravo Ephraim. 34 di esperienza. Adesso vediamo un po'. C'è Kyle nel raggio d'azione di questi due. Però forse se metto Orson qui, siccome è disarmato, attaccheranno lui. Vediamo. Solitamente sarebbe più prudente affrontare prima i rinforzi che stanno arrivando da sopra e poi concentrarsi sul cavaliere. Ah, il cavaliere non si muove. Ok, ottima cosa. Quindi Ephraim, puoi eliminare tranquillamente questo. No, non ce la fai. È troppo veloce. Kyle, col giavellotto. Aspetta, prima. Aspetta, no, questo è Kyle, questo è Ford. Scusate, mi confondo ogni tanto. Allora, Ford. Ah, non ce la fa. Vabbè, prova. Dubito che esca fuori un critico, ma almeno lo danneggia. Ok, e l'ha anche mancato, perfetto. Adesso, col giavellotto, prova a indebolire questo. E ci sono riuscito. E con la lancia d'acciaio gli do il colpo di grazia. Ok, due nemici in meno. Vabbè, uno, perché c'è ancora l'arciere. Orson rimane fermo. Allora, questo sta andando da Ephraim. Ah, dannazione, mi ha preso in pieno. Purtroppo Ephraim è forte, però in difesa è un po' scarso. Un po' come sua sorella. Anche se ha un po' più di difesa. Diciamo che sua sorella è più simile come classe a un Mirmidone. Mentre Ephraim, quindi, è più veloce e fa più critici. Mentre Ephraim ha un cavaliere, possiamo dire così, perché conta più sulla forza e sulla difesa. Anche se non ne ha tantissima. Diciamo che è equilibrato, ecco. 28 per 2, vai. Un colpo è ben speso contro questo cavaliere. Chiave porta. Perfetto. Adesso Kyle, puoi uccidere questo tizio? No, quindi il primo colpo spetta a Ford. Lancia o spada? Spada è più precisa. Comunque Ephraim ha subito parecchi danni in questa fase. Non è una cosa che mi piace, però per fortuna dovrebbe avere degli elisir, eh? Non mi va di sprecarli, però va bene. Meglio sprecare un elisir che perdere una battaglia. Ok, e tutti i nemici per ora sono eliminati. Ora devo eliminare quelli che fanno la guardia a queste casse. E tra questi c'è un mago che può essere un po' più pericoloso degli altri. E qui sta arrivando sto tizio, però prima che arriva ce ne vorrà di tempo. Quindi, fine. Usa un elisir. Ok, ho sprecato un turno, ma non è un problema. Non ci sono mai... Beto Fredian, c'è l'esperienza opzionale che si ottiene facendo la missione in un determinato numero di turni. Entro un determinato numero di turni. Ma qui no, qui non ho nessun limite di tempo. Quindi porto avanti tutti e vediamo come reagiscono. Dovrebbero attaccare Orson. Questo tizio gli fa solo due, che non è tantissimo. Però già far male a Orson è un'impresa. E il mago che mi preoccupa, quanto gli fa? Uno! Ok, mi sono preoccupato per niente. Allora, chi dei due ha la chiave cassa? Uno. Ah, tutti e due. Allora, vediamo un po' come mi devo comportare. Kyle, come te la cavi contro il mago?
non malissimo, però non riesce ancora a eliminarlo. E qua la situazione non è delle migliori. No, col giavellotto è troppo impreciso. Proviamo con la spada d'acciaio. Beh, è quasi impossibile che non fallisco. 99%. Però lui mi ha fatto male. Speravo non mi colpisse, sinceramente. Orson vai qua. Che per ora intralcia solo. Lancia d'acciaio 14. 14 per 2. Non mi andrebbe di sprecarlo, sinceramente. Però credo di non avere altra scelta. Per prima cosa, elimino questo. Ok, e Kyle è salito di livello. E ok, ha un po' più di difesa. È utile in questa missione la difesa. E ho preso una chiave cassa. Adesso mi dispiace, ma dovrò consumare due colpi di questa. Voglio eliminare questo mago il prima possibile, perché credo che sia una delle unità più pericolose di questa zona. Almeno di questa zona iniziale nella missione. Qua più avanti vedete che ci sono unità più pericolose. Tipo qua possiamo vedere un mago della luce, come Arthur. E qua uno sciamano, che credo non abbiamo mai incontrato. Comunque è un mago dell'oscurità. Gli altri... Oh, qua c'è un mago, non l'avevo notato. Sì, non dovrebbe essere troppo difficile adesso. Apriamo la cassa. Un elisir. Aspetta, vai qua, meglio. Vediamo invece cosa c'è qui. Oh, lancia letale. Può usarla? Ah, non ha ancora un livello d'abilità sufficiente. Quanto ci vuole? C. Beh, potrebbe arrivarci entro questa battaglia a usarla. Ok, così dovrebbe andare bene. Finisco il turno. Ora uccido questo qui. La strategia per questa missione, se non l'aveste capito, è usare Orson come esca e uccidere gli altri con Kyle, Ford ed Eprim. A meno che non volete usare Orson per ucciderli, però lo sconsiglio. Adesso sono dello stesso livello, quindi non devo più farmi problemi. Vediamo quanto danni fa. 12, vai. Colpito. Meno male che ho parecchi oggetti di cura. Ho tipo un sacco di unguenti, elisir e cose del genere. Eprim purtroppo non arriva a colpire, quindi sarà per la prossima volta. E Ford gli dà il colpo di grazia. Colpo di tosse. Orson avanza. Non voglio lasciare Eprim indietro. Tra l'altro è quello di livello più basso, quindi dovrebbe prendere più esperienza degli altri, in teoria. Almeno dovrei fargliene prendere di più io. Ok, io direi di attirare quest'arciere qui. Aspetta. No, purtroppo l'arciere non posso attirarlo facilmente, a meno che... Allora, faccio una cosa. Salto un turno, così porto Eprim un po' più avanti, perché altrimenti non riuscirebbe a raggiungere la battaglia. E devo mettere Orson qua. Li sposto un po' più avanti per sicurezza, ma dovrebbero arrivarci. E vediamo, il cavaliere sta arrivando. Mi fa 0 di danno, perfetto. E mi ha anche mancato. Ora dovrebbe muoversi quell'arciere, esatto. Anche lui mi fa 0. Chissà se Orson sale di livello in questo modo, a 1 a 1. No, credo sia impossibile. Ora, per prima cosa devo eliminare quell'arciere. Kyle, hai bisogno di un po' di velocità. Fatelo dire. Ok, ottimo. Adesso, Eprim, puoi occuparti di quel cavaliere?
No, non con questa magari. Sì, mi sa che dovrò usare questa. 35x2, cioè sarebbe 70 di danno. È una cosa bestiale. Vediamo, se gli aumenta la velocità è un'ottima cosa, perché... Ok, perfetto. Velocità e abilità difensiva. Ottimo. Adesso non dovrei più avere problemi di velocità, quindi posso doppiare tutti quanti. Almeno spero. Ok, anche Ford sta per salire di livello. Adesso, il prossimo che devo attirare credo che sia questo cavaliere. Gli altri non ci arrivano, quindi... Ok, perfetto. Mettiti qui, Orson. Ok, si muove, a differenza dell'altro. Danno nullo. Cioè, Orson potrebbe benissimo fare questa missione da solo, se avesse le sue armi. Ah, Ephraim non ci arriva. Dannazione. Kyle. Ford quanto gli fa col giavellotto? Per curiosità. 2. Perfetto. Kyle, mettiti qua. E Ford qua. Dovrò aspettare il prossimo turno per eliminare questo. Dannazione, pensavo che Ephraim ci sarebbe arrivato, togliendo Orson. I danni glieli fanno, solo che non posso consumare tutte le energie per questi tizi. Quindi... No, non voglio rischiare di subire altri danni. Ho già usato un elisir, non ne voglio usare troppi. E poi le armi potenti prima o poi vanno usate. Usarle un po' qui non fa differenza. Anche perché questa è una missione difficile, quindi serve usare armi di questo genere. Attendi, tu vai avanti e usa un unguento. Perfetto, così torna al massimo. Sta fermo qui. Ford, anche tu vai avanti. E dovrei averne attirati almeno 2. Se ne ho attirati di più, non so se è una cosa buona o una cosa negativa, sinceramente. Perché potrei riuscire a eliminarli e velocizzerebbe la missione, però potrebbero anche farmi male. Adesso. Hanno la lancia di ferro. Forse è per questo che non riescono a doppiarli, perché hanno delle armi di ferro che sono estremamente leggere. Però a te ti doppio, ragazzo. Beh, sei un soldato normale. È normalissimo che ti doppio. Però mi ha colpito, maledetto. Speravo non lo facesse. Adesso devo stare attento che... Ok, non è nel suo raggio d'azione. Nemmeno nel suo. Vabbè, questo non sarebbe stato un pericolo. Inizio già ad attirare quei cavalieri? Ma sì, dai. Vediamo come te la cavi tu, lancia d'acciaio. Perfetto. Ok, se ho fortuna... Ah, mi ha colpito. Ok, almeno li ho eliminati. Ci sarà da decidere poi la strada da fare, adesso. Perché posso andare o a destra e poi scendere, o posso scendere direttamente. Sinceramente non cambia molto, anche perché farò entrambe le strade. Ma vediamo un po'. Forse conviene di più questa strada, nella mia situazione. Però voglio eliminare questo cavaliere qua. Quindi vedo il suo raggio d'azione, perfetto. Orson, mettiti qui ad aspettarlo. Fantino di livello 4 con spada di ferro. 13. Aspetta. Ecco, stavo per entrare nel raggio d'azione di questo. Non sarebbe una tragedia, però... meglio evitare. Oh, questo mi fa 0 di danno? Oh, Kyle, anche tu te la cavi bene con la difesa. Adesso sono in una situazione in cui rientro per forza nel raggio d'azione di quello, perfetto. Dovrò eliminarlo col giavellotto. E se non ci riesco, pazienza.